Do la parola al nostro padre tutelare, al professore Fiandaca, perché conclude il convegno. Ma io comincio col ringraziare il Ministro per la sua presenza, per il suo intervento e per gli orientamenti che ha espresso, che mi permetto di mettere in evidenza come siano molto in linea con lo spirito di questo convegno. Personalmente condivido molto l'invito ad assumere un atteggiamento drammatico in termini di realismo e di ragionevolezza, però muovendo dalla presa d'atto che molto si è fatto sul piano normativo, sul piano giudiziario, sul piano degli strumenti disponibili, per cui non è vero che gli strumenti di cui disponiamo sono assolutamente inadeguati. Bisogna evitare di assecondare un massimalismo antimafia parolaio o un populismo antimafia e recuperare parametri sul piano dell'analisi e della progettazione di competenza e di ragionevolezza. Quindi apprezzo molto il fatto che il ministro Orlando non ritenga il decisore politico assolutamente sovrano dei contenuti delle norme, ma che lo apprezzo per il fatto che ha mostrato tanta attenzione anche per le indicazioni e i suggerimenti provenienti da commissioni tecniche anche recentemente istituite che hanno lavorato. Lo apprezzo per l'apprezzamento fatto della commissione che ho presieduto. Ma tante importanti proposte, come anche lui ha riconosciuto, sono contenute anche sono state elaborate dal gruppo di lavoro presieduto presso la Presidenza del Consiglio da Garofoli. Alcune proposte in larga misura sono vicine, qualcuna differisce, ma penso che la pluralità delle proposte rifletta un utile pluralismo e una ricchezza di punti di vista con cui il sovrano politico si può assumere a base di riflessione, si può, confrontare prima di passare ad una fase propositiva in Parlamento. Anch'io ritengo che l'orizzonte politico generale sia caratterizzato, pur tra tanti elementi di preoccupazione e di incertezza, credo che però degli spiragli che lasciano seriamente confidare per un futuro migliore si siano aperti. Ringrazio anche tutti gli interventori della giornata e ringrazio da ultimo i partecipanti alla sessione di lavoro sulla prevenzione amministrativa. Perché nell'ambito dei nostri convegni, anche di quanti come studiosi ci occupiamo ormai da un numero rilevante di anni del tema delle mafie e delle strategie di contrasto alla mafia, non sempre la prevenzione amministrativa è stata beneficiaria di quel livello di attenzione che essa merita. E io ritengo che su questo versante ci siano molte cose da fare. Quindi ringrazio il prefetto De Mire, il prefetto Frattasi e il magistrato amministrativo Tumminello che sono intervenuti e ringrazio anche le provocazioni del professore Mazzamuto che nella interazione col professore Visconti hanno anche introdotto elementi di particolare vivacità, no? che hanno giovato al dibattito. Ringrazio tutti per il contributo, i presenti per la pazienza e do appuntamento domani a Piazza Verdi alle 9 al cinema Rouge et Noir, per coloro i quali che saranno presenti. Sarà trasmesso il film La mafia uccide solo d'estate, seguirà un dibattito guidato da Gaetano Savarteri, giornalista noto e di vaglia, e poi si procederà all'altro è importante, alla fase successiva, consistente nella presentazione della nuova associazione dei magistrati delle misure di prevenzione patrimoniale.
Grazie a tutti, a domani.